L'aveva stretta a sé, aveva cinto i fianchi e il petto quasi senza seno, le aveva accarezzato i corti capelli biondi sfiorando la peluria della nuca dove si è bambini per sempre e le aveva detto di sì. La curerò con te perché sarà sicuramente una femmina e mi alzerò la notte per rassicurarla quando strillerà e la mattina presto per cambiarle il pannolino. La porterò dal pediatra se avrà la febbre, le scalderò pappe su pappe. Mostrerò ai suoi occhi spalancati e curiosi le rose e i profumi dell'orto botanico. Dopo pochi mesi la sua splendida ragazza androgina si era sposata e Nona era retrocessa in un attimo all'età della pietra, a tempi in cui era giusto così, che le donne andassero naturalmente dagli uomini per procreare, trovando rispettabilità e onore. Era una sconfitta medievale e Nona stessa, senza che lo facessero gli altri, si era autoimmolata sul rogo. Lei, così libera, tanto spaventosamente forte nell'affermare la sua identità e le sue scelte, chinava la testa davanti all'orribile luogo comune per cui un uomo dà ciò che lei non poteva dare, il consenso sociale. La scomparsa dell'alfabeto, Valeria Viganò.